Ciao a tutti e benvenuti a questa prima lezione di tecnica di tango. Prima di fare gli esercizi è importante ricordare un pochino di teoria. Come primo concetto abbiamo l'asse. L'asse non è solo questa linea immaginaria che va sul centro del corpo, sino è importante pensarlo come una linea che mi aiuta a avere le spalle in posizione corretta, ma anche il bacino. E abbiamo l'asse dal lato destro e dal lato sinistro. Questo è importante per cominciare a percepire come possiamo muovere dentro dei nostri propri limiti il peso dal tacco al metatarso e viceversa. Sì? Anche importante dentro del concetto di asse questa idea dei punti importanti. Abbiamo i piedi, il bacino e le spalle. Questi punti devono avere una relazione e sì, la nostra idea è rimanere in un punto comodo del nostro ballo. Come secondo concetto abbiamo l'idea di rotazione del corpo. Questo è un pochino di biomeccanica perché noi ci muoviamo in cerchio o in arco. Per quello abbiamo una rotazione esterna e una rotazione interna, e questo è soprattutto importante al momento di fare, come poi ve lo faremo, esercizi di lapis o di giri. Il terzo elemento è importante per la stabilità è la dissociazione. La dissociazione ha relazione con la contrapposizione del corpo. È importante ricordare in questo senso che sempre pensiamo in una relazione di contrapposizione tra la spalla e la gamba contraria. Noi nella danza possiamo scegliere di fare un movimento dissociato e un movimento in blocco, per esempio in un occhio cortato. È importante utilizzare questo tipo di principi per ogni volta che facciamo un esercizio poter cominciare a fare un'autocorrezione e concentrazione più intensa che migliora la nostra consapevolezza del corpo. In realtà la tecnica serve basicamente per questo. In realtà non è pensare in modo freddo nel tango, sino cominciare a correggere e apprendere veramente questo tipo di shaites nel ballo per dopo poter migliorare la guida e l'abbraccio. Adesso, finito questa piccola introduzione, cominciamo. Cominciamo con la prima idea, il concetto di asse. Abbiamo questa linea immaginaria, ma dentro del nostro proprio asse possiamo generare il movimento. Su questo abbiamo detto che non solo è muovere la gamba, sino cominciare a pensare il ballo con tutto il corpo. Che significa questo? Asse. Asse, linea, linea. Abbiamo un spazio tra il metatarso e il tacco che possiamo utilizzare. Rilasso le dita del piede e l'idea è cominciare a collegare il movimento. Primo esercizio, avanti e indietro, prima lavoriamo la gamba destra e poi la sinistra. Comincio con peso sulla gamba sinistra, rilasso, cerco di sentire le mie spalle. E cominciamo, avanti, chiudo, indietro, chiudo. Stiamo lavorando sulla gamba destra, quindi la gamba destra va avanti, la gamba destra va indietro. La gamba destra va avanti, la gamba destra va indietro. Continuiamo con la gamba sinistra. Sinistra avanti, cambio, sinistra indietro, cambio. Sinistra avanti, cambio, sinistra indietro. Questo esercizio è semplice, ma quello che dobbiamo cercare è poter riuscire a fare ogni passo e sentire tanto il nostro peso del corpo per poter chiudere correttamente, ma anche cominciare a lavorare il nostro punto 3 del video di introduzione. Il nostro punto 3 è questa idea di dissociazione. Se la dissociazione è una contrapposizione, se vado avanti con la gamba destra, vado un pochino avanti con la gamba sinistra. Non è una dissociazione troppo esagerata, perché qua sto perdendo la direzione, sino è un pochino per accompagnare il movimento.
di questo abbiamo detto che quando camminiamo, normalmente, il nostro corpo crea questa dissociazione naturale, perché un movimento del nostro proprio corpo e ci rilassa e fa del ballo un pochino più naturale, sì? Questa idea di ballo è corretta, ma è una questione di stile e dobbiamo imparare un pochino di tutto. Sì, adesso essere consapevole di questa dissociazione è importante per diventare più facili i movimenti che faremo dopo, sì? Quindi, stesso esercizio, controllo di lasse più dissociazione. Avanti, destra, avanti, possiamo giocare con questo. Chiudo, indietro, spalla, sinistra, indietro, e chiudo. Un'altra volta, un, chiudo, cambio il peso, un, chiudo. Questo per giocare con questo cambio e questa dissociazione. Già il movimento cambia, è importante che sapere che la tecnica serve per questo, per i movimenti, per la qualità di movimento, sì? Non è solo pensare, ok, devo andare avanti e indietro, sino adesso aggiungere questa dissociazione. Con destra e anche con sinistra. Con sinistra è il lato contrario, quindi quando vado avanti con la sinistra, faccio un pochino di dissociazione con il lato destro. E chiudo. Indietro, chiudo. Questo lato, avanti, indietro. Continuiamo al terzo passo, terzo principio in questo esercizio che abbiamo visto, che è la cadenza. Quando andiamo a fare la prima spinta per arrivare di questo punto A a questo punto B, possiamo giocare con questo cambio di livello o cadenza. Quindi, per preparare la spinta, non uso l'asse giù, sino che vado avanti e giù, preparo e spingo e arrivo. Quindi si genera questo cambio di livello che è abbastanza comodo e mi aiuta alla guida. Voi dovete immaginare che prima di andare avanti, quello che sto facendo è metatarso, tacco, questa è la guida alla donna, preparo e spingo e chiudo. Sì? Questo primo esercizio è avanti e indietro semplice. Secondo esercizio. Avanti e indietro, la stessa struttura, più incrocio avanti e incrocio indietro. Sì? Quindi vado destra avanti, invece di chiudere, destra avanti, incrocio. Tanto per l'incrocio avanti come l'incrocio indietro è importante rilassare i piedi e mettere un ginocchio indietro dell'altro o avanti, dipende dal caso, sì? È importante utilizzare i muscoli interni per compattare l'asse e avere più stabilità. Rilasso, non è che vado su, sino che avvicino il centro del corpo al pavimento. L'esercizio sarà con la gamba destra, destra, incrocio sinistra indietro, destra indietro, incrocio sinistra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gamba sinistra, lo stesso. Vado avanti con la destra, dissociazione, linea alla spalla, linea al bacino, incrocio indietro. Indietro, incrocio avanti. Andiamo con la sinistra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il tempo che utilizziamo in questo esercizio è tempo semplice, 1, 2, 3, 4, ma poi anche si può giocare un pochino con questo cambio di dinamica. Esercizio di rotazione, abbiamo detto che il corpo ha una rotazione aperta e una rotazione chiusa in ogni parte del corpo, sì? Quello che faremo prima è ordinare il movimento del lapis, sì? Quello che abbiamo fatto è avanti, laterale, indietro, chiudo e cambio il peso. L'importante è non andare solo con la gamba, sino utilizzare questo cambio con tutto il corpo per collegare questo tacco metatarso al movimento e va tutto sen portare l'asse avanti e l'asse rimane indietro. E di qua
rotazione aperta con il lato destro di questo, con questa gamba che fa il lapis, e con l'altra un cerchio per l'altro lato per mantenere questo equilibrio. Sì? Quello che sto facendo è tacco metà tarso avanti, apro, uso nella parte più aperta di questo lapis la flessione del ginocchio e torno, quando finisco, alla posizione iniziale. Per l'altro lato lo stesso. Tacco metà tarso avanti, lapis, cerchio con il lato destro e chiudo. Andiamo insieme, avanti, I, contraposizione, cambio, I, contraposizione, cambio, avanti, contraposizione, cambio, avanti, contraposizione, cambio. L'importante è aggiungere questa dissociazione per cominciare a poter capire come funziona questo lapis. Secondo esercizio lo stesso, ma solo per lavorare questa dissociazione, quindi punto avanti, dissocio, punto laterale e punto indietro. Sì? Qua c'è tutto il movimento in forma di fotografia. Avanti, laterale, indietro. Cambio, avanti, laterale, e lo stesso indietro e cambio 1, 2, 3 e 1, 2, 3. So che al principio questo sarà un pochino strano, ma già mi permette pensare di forma concentrata in ogni passo e anche in ogni movimento del torso. Terzo e ultimo esercizio. Adesso utilizzeremo un pochino di questo concetto di asse, questo concetto di rotazione del corpo e la dissociazione. È importante capire che tutto è collegato, quindi la base del ballo sempre rimane con questi principi. Per imparare una cosa, studiare ogni movimento, dobbiamo poter studiare ogni parte di forma separata e poi cominciare a aggiungere un'altra. Tutto questo studio è progressivo e il ballo non è segreto, è solo sforzo e lavoro personale. Sì? Quindi non vi preoccupate se oggi non funziona, che tutta questa idea è un percorso progressivo. Sì? Continuiamo. Terzo esercizio, questo è l'inizio del giro, giro semplice. Per quello abbiamo detto questo. Il primo esercizio, abbiamo lavorato su questa idea di movimento dell'asse, ma sapere dove arrivare con l'altra gamba. Adesso non arrivo in una chiusura perfetta, sino che vado tacco metà tarso avanti metà. Questa è la clave di questo. Metà tarso, rilasso, dita del piede. Adesso guardate un attimo questo. Questo sarà l'esercizio. Avanti, metà, cambio. Avanti, metà, cambio. Si vede semplice, ma quello che sto facendo non è una dissociazione, sino due. Vado avanti, peso sulla metà, apro per la dissociazione, ma con la parte inferiore del corpo faccio una contrapposizione. Mentre la mia spalla, il mio petto va sul lato destro, i miei piedi vanno sul lato sinistro. Questo crea una diagonale tra le spalle e la gamba, il bacino, che con un pochino di tensione poi mi aiuta a completare questo mezzo giro. Questa è la tecnica del lapis, sì? La energia sempre va sulla stessa linea, attenzione di non andare giù. Apro, rispettando questa linea delle spalle, contraposizione, guardo dove voglio andare e poi arrivo il resto del corpo. Esercizio quindi, peso sulla destra, destra avanti,
sinistra, dissocio contraposición, gamba sul lato destro, spalla sul lato sinistro, chiudo, utilizzo, come abbiamo visto en el giro, en el incrocio, en el secondo esercizio, il muscolo interno, rilasso e spingo, metà, dissocio contraposición, avanti, 1, 2, e se perdo l'equilibrio, rilasso e abbasso un pochino e il corpo recupera il punto di equilibrio. Un, i, dos, i. Un, i, dos, i. Così finisce questa prima lezione di tecnica. La idea è, passo a passo, aggiungere altri elementi per poter migliorare la tecnica del tango. Ma prima di andarmene via, vi propongo il prossimo esercizio con una metrica ritmica. Faremo una piccola coreografia solista per poter evaluare il nostro proprio progresso.